Siamo così abituati a ciò che il nostro corpo fa per tenerci in vita ogni giorno che raramente pensiamo ai meccanismi del dormire, parlare, respirare o sbattere le palpebre. Ma cosa succederebbe se il corpo smettesse improvvisamente di fare tutte queste cose? Dopo quanto tempo diventerebbe un problema? Non che abbia mai considerato di fare un voto di silenzio, ma a volte mi chiedo cosa succederebbe se smettessi all'improvviso di parlare. Perderei la voce a un certo punto. Vediamo cosa hanno da dire a proposito gli specialisti della Columbia University. Prima di tutto, le nostre corde vocali sono dei muscoli, quindi devono essere allenate per rimanere in forma. Se smetti di parlare, questi muscoli cominciano a indebolirsi dopo un po'. Di conseguenza, la voce diventa più flebile, ma si alza di tono. Ancora peggio, potrebbe sembrare vuota e, di fatto, in generale, sarebbe difficile parlare. In un certo modo è una di quelle situazioni in cui, se non curi qualcosa, finirai col perderla, più o meno. Per fortuna entrerebbero qui in gioco il respirare e mangiare. Questi processi manterrebbero i muscoli in forma. Inoltre non importa per quanto tempo rimani in silenzio, perché non subirai danni permanenti. E una volta iniziato a usare di nuovo le corde, la tua voce tornerà come prima. Sappiamo tutti cosa succederebbe se smettessimo di lavarci, puzzeremmo. Ma guardiamo alla cosa da un punto di vista scientifico. Pensiamo a un esperimento in cui una persona smette di lavarsi per un anno. A seconda del tipo, la pelle potrebbe inizialmente diventare estremamente unta o molto secca. Le parti più oleose del corpo, come dietro alle orecchie e al collo, raccoglierebbero polvere e agenti inquinanti e cambierebbero perfino colore. La testa diventerebbe molto pruriginosa per via di tutti gli accumuli di pelle. E dopo tanto tempo senza una vera e propria igiene quotidiana, servirebbero settimane per far ritornare la pelle al suo stato originale. Potrebbe sembrare una specie di vacanza, ma diamo un'occhiata a cosa succederebbe se non scendessi mai dal letto. I primi organi a notare il cambiamento sarebbero i polmoni. Senza la gravità a spingerli in basso nella loro posizione, la parte inferiore inizierebbe a raggrinzirsi. Ma tossire di tanto in tanto ridurrebbe questo effetto. Andiamo avanti. Si inizierebbe a perdere circa l'1% della densità ossea ogni settimana e questo renderebbe le ossa molto fragili. Ecco perché gli astronauti, che possono stare mesi senza la forza di gravità, devono fare esercizio per almeno 2 ore al giorno e assicurarsi di introdurre abbastanza calcio nella loro alimentazione. Lo stesso 1% varrebbe per la massa muscolare. Si inizierebbero a vedere gli effetti della mancanza di movimento prima di tutto su cosce e spalle. Gli zuccheri inutilizzati, che di solito vanno a finire nei muscoli, inizierebbero ad accumularsi nel sistema sanguigno in circa 10 giorni. Dopo un intero mese a letto, il cuore inizierebbe a pompare il 30% di sangue in meno a ogni battito. Ci sarebbe meno ossigeno nel corpo e ti sentiresti più stanco. Sembra strano dopo un mese a letto. Cosa succederebbe se trattenessi il fiato troppo a lungo? Esaminiamo la linea temporale. Prima di tutto, i livelli di ossigeno nel cervello diminuirebbero, seguiti da un aumento di anidride carbonica. Di solito il tuo corpo la espelle facilmente quando espiri. Dopo circa 60 secondi, le cellule del corpo inizierebbero a comportarsi in maniera strana. Tutte le parti del corpo sarebbero affette da questo improvviso cambiamento e il cuore inizierebbe a battere irregolarmente. Se neanche a questo punto ricominciassi a respirare, finiresti per svenire. Come molti altri mammiferi, noi umani abbiamo un riflesso di immersione. È un meccanismo automatico, insito sin dalla nascita. Fa in modo che al cervello arrivi sempre dell'ossigeno, anche in situazioni di emergenza. Questo riflesso di immersione si innesca non appena immergiamo la faccia nell'acqua, ma può scattare anche sulla terraferma. Il suo scopo principale è assicurarsi che il cervello continui a lavorare, a tutti i costi. Quindi ordina al corpo di ridirezionare tutto il sangue da parti non essenziali, come le braccia e le gambe, al cervello. Ora vediamo cosa succederebbe se smettessi di sbattere le palpebre o se non le sbattessi abbastanza di frequente. Prima di tutto, le cornee aumenterebbero di spessore. La cornea è l'unica parte del corpo a non ricevere apporto di sangue.
ma le serve ossigeno per funzionare in maniera appropriata e lo prende direttamente dall'aria. Ecco perché la cornea si gonfia leggermente durante il sonno, per poi tornare alla sua dimensione originale al mattino. Poi gli occhi comincerebbero ad asciugarsi perché il film lacrimale non sarebbe ripristinato, che significa, nella maggior parte dei casi, un po' di dolore e una visione poco nitida. Sbattere le palpebre serve anche a rimuovere la sporcizia e la polvere dagli occhi. Se smettessi di muovere le palpebre, queste cose rimarrebbero nei tuoi occhi, causando gravi danni. Prendiamo la masticazione per scontata, non pensi? Ma se ci rifletti, è il primo stadio della digestione. La masticazione aiuta lo stomaco a processare il cibo più facilmente, rompendolo in piccole parti. Non masticare a sufficienza o per niente se ti capita di dover ricorrere a una dieta liquida può essere dannoso non solo per il sistema digestivo, ma anche per le mandibole. Senza i regolari movimenti della masticazione, i tuoi connotati cambierebbero in fretta. La masticazione, inoltre, avvisa lo stomaco che deve aumentare il suo livello di acidità per processare meglio il cibo. I sensi occupano una gran parte della vita di tutti i giorni e il cervello umano ha a disposizione un trucchetto. Quando uno dei sensi è perso o danneggiato, un altro può diventare più acuto. Le persone con problemi alla vista sentono meglio di altre, mentre quelle con problemi all'udito potrebbero avere una vista più sviluppata. Ricerche recenti hanno dimostrato che il cervello è in grado di rimodellarsi, dando più forza ad altri sensi quando uno è danneggiato o mancante. Gli scienziati hanno studiato i nematodi. Hanno un comportamento particolare quando gli manca il senso del tatto. Il senso dell'olfatto si sviluppa tantissimo. E riescono a trovare il cibo anche quando ha un odore molto debole. Allo stesso modo, le persone ipovedenti hanno un tratto in comune con i pipistrelli. In pratica, queste persone imparano a usare il loro udito sovrasviluppato per muoversi in maniera più efficace. Emettono una serie di rumori rapidi, come dei ticchettii, come i pipistrelli che usano il loro sonar per muoversi al buio. Il cervello ospita 86 miliardi di neuroni. Non dovrebbe essere una sorpresa che abbia una sorta di sistema di backup per i casi di emergenza, giusto? Ma c'è un'altra domanda. Perché i nostri sensi non vengono amplificati sin dall'inizio? Cioè, siamo evidentemente nati con questa capacità, quindi perché non li attiviamo di default? La spiegazione è piuttosto complessa e si riduce soprattutto al fatto che il corpo non è in grado di lavorare al massimo per lunghi periodi di tempo. Per essere più precisi, il corpo cerca sempre di ottenere e mantenere un certo equilibrio per funzionare al meglio. Quando un senso è più debole, un altro deve essere più spiccato. Inoltre, tutti questi cambiamenti nei sensi sono reversibili in base alle circostanze, e questo conferma ancora una volta la necessità che il corpo funzioni in armonia. Ma che splendida giornata, non trovi? Davvero, almeno finché non succede l'impossibile. La forza di gravità si ferma, sparisce per appena un secondo. Quali saranno le conseguenze su piccola e grande scala? Cominciamo da te. Sì, sì, dico a te. Se la gravità sparisse anche solo per un secondo, mi dispiace, ma tutti noi smetteremmo di esistere. La forza di gravità, infatti, non ci tiene soltanto con i piedi per terra. Tiene anche uniti tutti gli atomi che compongono i nostri corpi. Se questa forza sparisse anche solo per un istante, potremmo letteralmente smaterializzarci. Ma non è detto. Forse ci limiteremmo a levitare senza peso. Non tanto lontano, certo, se la gravità tornasse dopo un secondo di stop ricadresti giù da un'altezza di pochi centimetri. Ma potrai preoccupartene dopo. Prima pensa che nei tuoi polmoni non c'è più ossigeno, perché senza gravità il sangue non circola più. Ma anche tutti gli altri oggetti che ti circondano ricadono giù con te. Se ti andrà bene, in quel momento ti troverai fuori casa, altrimenti tutta la roba che c'è in casa tua fluttuerà senza peso con te. E dopo quel breve attimo, tutte le stoviglie, i mobili, gli armadi si schianteranno sul pavimento. Gli edifici e gli alberi per fortuna resisteranno, perché hanno fondamenta e radici ben profonde. Ma in casa tua sarà un vero disastro. Chissà quanto ti ci vorrà per rimettere tutto a posto. Come ben sai, il nostro pianeta ruota sia su se stesso sia attorno al Sole,
a una velocità a dir poco spropositata. Dunque, se la gravità non esistesse più anche soltanto per un secondo, tutto quello che si trova sul nostro pianeta volerebbe via in orizzontale, per la forza di inerzia. Sarà un bel guaio, specialmente se gli oggetti dovessero perdere la loro massa. Forse non succederà niente di grave, forse. Ma il vero problema sarà trovarsi con l'intero pianeta privo di gravità. La forza di gravità bilancia la pressione interna della Terra. Sparito questo equilibrio, non ci sarà più niente a fermare la spinta del magma sotto la superficie. Si scatenerebbero tremendi terremoti globali per gli scontri delle placche tettoniche. Ci saranno di sicuro anche enormi eruzioni vulcaniche, visto quanta lava verrà spinta verso l'alto. Se dovesse andare così, nessuna forma di vita sopravvivrebbe, a parte forse i tardigradi. Le nubi di cenere vulcanica avvolgerebbero tutto il pianeta, bloccando così la luce del sole. Dapprima l'effetto serra riscalderebbe il pianeta, ma dopo qualche tempo tutta la Terra cadrebbe in una nuova era glaciale. Bel pensiero! Tutto questo si verificherà anche se la gravità sparisse soltanto per un secondo. La spinta del magma in quel breve tempo diventerà troppo forte per poter essere di nuovo bilanciata e così rimessa al suo posto. Nel frattempo, su nel cielo, l'atmosfera terrestre evaporerà, semplicemente. Anche l'aria che respiriamo, infatti, è qui tra noi grazie alla forza di gravità, e in quel breve secondo se ne andrebbe via tutta. Andiamo bene! Tornata la gravità, l'atmosfera alla fine tornerebbe quella di prima, ma ormai il danno è fatto. Servirà tantissimo tempo perché l'aria torni ad essere quella che respiriamo noi. Nello spazio le cose vanno ancora peggio. Per quanto ne sappiamo, tutta la materia nell'universo è tenuta insieme dalla forza di gravità, inclusi tutti i pianeti, le stelle, le galassie e gli ammassi galattici. Nella totalità del cosmo il nostro pianeta equivale a un granello di polvere, dalla massa molto molto piccola. Il Sole è incredibilmente più grande del nostro pianeta, 109 volte più grande nel diametro e con la massa di oltre 300.000 volte più grande. È per questo che tutti i pianeti del Sistema Solare orbitano attorno al Sole, a patto naturalmente che la gravità non sparisca. Anche se sparisse per soltanto un secondo, l'immensa pressione interna dei gas farebbe esplodere la nostra stella e l'onda d'urto si espanderebbe oltre la nostra immaginazione. Il Sole di per sé dovrebbe cavarsela, un singolo secondo non basta a far collassare una stella così grande. Chi non se la caverà saranno Mercurio, Venere, la Terra e probabilmente anche Marte. Letteralmente inceneriti da quell'immenso scoppio solare. La temperatura su Venere, già molto alta, arriverebbe a livelli inauditi. Meno male che lassù non c'è vita. Ma sulla Terra ce n'è di vita. E come? L'onda d'urto dello scoppio solare prima spazzerà via la nostra atmosfera e poi farà lo stesso con la superficie. Nulla sopravvivrebbe. Andiamo bene di nuovo. E tutto questo è soltanto l'inizio. Il nostro Sole è la stella tra le più piccole dell'universo. La più grande stella conosciuta è 1500 volte più grande e più massiccia. Se sparisse la gravità per un secondo, una stella gigante del genere disintegrerebbe qualsiasi cosa nel raggio di milioni di miliardi di chilometri attorno a sé, incluse altre stelle più piccole. Ci pensi? Ma i corpi celesti dalla massa più elevata, e quindi con la più forte gravità, sono le stelle di neutroni e i buchi neri. Pur se di dimensioni contenute rispetto alla loro massa immensa, la pressione intrappolata al loro interno è tale che persino una frazione di secondo di assenza di gravità provocherebbe esplosioni inconcepibili. E senza la gravità per un secondo intero? Aiuto! Però non sappiamo ancora bene come funzioni davvero un buco nero e quindi può darsi che le conseguenze sarebbero ben altre. O persino che non succeda proprio niente. Ma non ci metterei la mano sul fuoco. Andando ancora oltre, se la gravità si prendesse un secondo di pausa, beh, scusa se ti deludo, non succederebbe niente di particolare oltre a quanto abbiamo già visto. I pianeti superstiti manterrebbero la loro orbita, al massimo leggermente deviata. A livello di galassie a masse ancora più grandi non si noterebbe niente. Le conseguenze più drastiche, quindi, le vivrebbero i pianeti spazzati via dalle esplosioni stellari. Ad esempio, se da una stella gigante si scatenasse un'onda di energia diretta verso il nostro sistema solare, spingerebbe verso di noi gli asteroidi della nube di Oort. Questi finirebbero così per colpire la Luna e la Terra con costanza. Per fortuna sono quasi tutti piuttosto piccoli, ma l'onda di energia stellare potrebbe farne arrivare di ben più grandi da chissà dove e assai più pericolosi.
Saremmo in parte protetti dagli altri pianeti, ma le possibilità di collisione catastrofica sarebbero più alte del normale. Ma tanto il nostro pianeta sarà stato già incenerito a quel punto. Ovviamente si tratta di pura speculazione. Nessuno sa per certo che cosa accadrebbe se la gravità sparisse all'improvviso, anche se soltanto per un secondo. Quello che invece sappiamo è che si tratta di qualcosa di assolutamente impossibile. La gravità è una forza fondamentale della fisica e gli scienziati sono certi che uno scenario così non possa verificarsi. Prima di tutto sarebbe necessario che tutta la materia esistente nell'universo restasse priva di massa. È dalla massa, infatti, che dipende la gravità. Più un oggetto è massiccio, più forte sarà quella gravità. Anche tu hai massa e quindi hai una gravità. Non te ne accorgi, è ovvio, ma se la tua massa fosse milioni di volte più grande, tutto ti orbiterebbe intorno. Beh, mica male come idea. Quella festa è stata incredibile. Tu e i tuoi amici uscite dal locale e chiamate un taxi. 10 minuti dopo siete tutti comodamente a casa vostra. Con la coda dell'occhio, mentre chiacchierate, notate che i lampioni sono già spenti, anche se fuori sono le 3 del mattino ed è ancora buio. Ah, chi se ne frega? Il taxi ti porta a casa tua e si allontana velocemente. Anche il vialetto è buio. Probabilmente dormono tutti, non c'è da stupirsi. Cammini fino alla porta di casa. Il sensore di movimento sembra non funzionare e la luce non si accende. Probabilmente si è fulminata la lampadina. Scrolli le spalle e cerchi la chiave al buio. Eccole! Cerchi di fare silenzio per non svegliare tutti. Non si accendono nemmeno le luci nel corridoio, così non ti togli le scarpe e vai in punta di piedi in bagno. Tutto ciò di cui hai bisogno adesso è una buona doccia per lavarti via il sudore. Premi l'interruttore della luce, ma niente, anche qui la luce non si accende. Non è una coincidenza. Per un attimo pensi di andare in cantina e di usare il generatore diesel, ma lasci perdere l'idea, quell'attrezzo è troppo rumoroso. Va bene, allora, ti laverai al buio. Apri il rubinetto del lavandino, ma ottieni soltanto qualche gorgoglio e qualche goccia di acqua sporca, poi più nulla. Fantastico, la migliore fine serata di sempre. Infastidito, vai di sopra in camera tua, attento a non calpestare il gatto lungo la strada, e cadi sul letto senza neanche spogliarti. Che senso ha, giusto? Buongiorno! Ti svegli con una sensazione di schifo. I vestiti ti si appiccicano al corpo, hai un disperato bisogno di una doccia. Vai di sotto in bagno, clicchi sulle luci senza pensare e tutto ti torna in mente. La luce non è ancora tornata. Controlli di nuovo anche il rubinetto, non ci sono novità nemmeno lì. Semplicemente fantastico. Ok, sono già le 11 del mattino. Generatore sia allora. Vai in cantina e versi un po' di benzina nel serbatoio, poi lo accendi. Comincia a rombare forte. Beh, almeno funziona, questo significa che adesso hai l'elettricità. Quando torni su, vedi che tua madre si è svegliata. Le spieghi che cosa sta succedendo e vai verso il negozio vicino a prendere dell'acqua in bottiglia. Sulla strada incontri uno dei tuoi vicini. Porta 2 bottiglioni da 4 litri di acqua, uno per mano. Scopri subito che tutti sembrano avere lo stesso problema. Niente luce, niente acqua. Quando giri l'angolo anche da lontano, riesci a scorgere la fila per entrare al negozio. Devi aspettare 20 minuti prima che arrivi il tuo turno e prendi i tuoi 8 litri. La cassiera ti informa con voce stanca che i pagamenti con carta non sono disponibili a causa di un'interruzione di corrente. Quindi soltanto contanti, per favore. Alzi gli occhi al cielo e le dai 5 dollari. Sicuramente un inconveniente temporaneo, niente di più. Torni indietro con le bottiglie. È trascorso un mese intero senza elettricità e acqua corrente. Quello che era cominciato come un fastidio si sta trasformando in un vero e proprio disastro. La maggior parte dei locali pubblici sono chiusi, così come le fabbriche e persino le scuole. Anche la televisione non funziona, ovviamente, così tante persone sono diventate disoccupate adesso. Hai dovuto abbandonare gli studi aiutando i tuoi in cortile. Si sono dati da fare per coltivare la loro verdura. Ma quello che ti preoccupa davvero è che non c'è stato ancora nessun annuncio ufficiale su quello che sta accadendo. La gente comincia a riunirsi in piccole comunità per aiutarsi l'un l'altro. Molti di quelli il cui lavoro era legato al computer stanno adesso imparando a sopravvivere da soli, senza le moderne comodità.
Anche i contadini hanno avuto difficoltà. Cercano di usare le macchine con parsimonia, risparmiando il carburante, e il loro lavoro è diventato sempre più duro. Anche l'acqua in bottiglia sta diventando un lusso. I prezzi sono saliti alle stelle nelle ultime settimane e se la situazione non dovesse migliorare, soltanto pochi avranno accesso all'acqua pulita. A casa si accende il generatore a gasolio soltanto quando è necessario, per cucinare qualcosa o per fare rapidamente un po' di pulizia, una volta ogni pochi giorni. In altre occasioni non si usa affatto l'elettricità. Cominci ad abituarti a svegliarti all'alba per prendere più luce solare possibile durante il giorno. Quando il sole tramonta, non è possibile fare niente al buio, quindi o vai a dormire dopo una lunga giornata di lavoro o accendi una candela e leggi un buon libro alla vecchia maniera. Sono passati ormai 6 mesi, non è cambiato niente, non ci sono ancora informazioni su cosa possa aver causato il blackout e le persone che sono andate in esplorazione nelle altre città tornano con le stesse notizie da tutte le parti. Il problema sembra essere globale. Abituandovi al vostro nuovo stile di vita, voi e i vostri genitori avete riorganizzato tutta la casa. Avete un paio di mucche e diverse galline per il latte e le uova. Il vostro cortile adesso è un vero e proprio orto con cetrioli, patate, pomodori e persino mele che crescono sotto la vostra supervisione. Ottenere acqua per bere e coltivare il giardino però è un calvario. L'acqua in bottiglia è diventata troppo rara ed estremamente costosa, quindi adesso devi andare al fiume distante 10 km. All'inizio ci andavi in macchina, caricando il maggior numero di bottiglie e taniche. Ma dopo qualche mese sei rimasto completamente a corto di benzina, quindi adesso tu e tuo padre camminate fino all'aggiù e tornate indietro. Almeno hai un carretto, così puoi trasportare più di quanto potresti fare a mani nude, ma il viaggio occupa comunque buona parte della giornata. La città è diventata una comunità davvero accogliente e solidale. I vicini si aiutano sempre reciprocamente ed è diventato comune fare delle grigliate con tutto il quartiere. Ognuno porta il proprio cibo per contribuire e coloro che non sono in grado di gestire una vita vissuta in modo naturale portano a casa un po' di cibo per riempire la pancia per diversi giorni. Anche vivendo in periferia quasi in campagna è ancora insolito quanto il quartiere sia silenzioso senza le auto che passano. Eppure un altro suono ha sostituito i motori. Quello degli zoccoli che affollano la strada. Sempre più persone vanno di nuovo a cavallo per riuscire ad andare avanti. La stessa città è diventata quasi vuota. La gente lascia i suoi appartamenti per vivere in campagna e molti di loro devono unirsi in gruppi ristretti per campare sugli appezzamenti di terra che si sono procurati. I migliori punti sono naturalmente lungo le rive del fiume. È lì che si è concentrata la maggior parte dei cittadini. Alcuni hanno cercato di organizzare dei posti e di vendere l'acqua del fiume, ma ben presto sono stati costretti a rinunciare. A tutti è stato dato libero accesso all'acqua. Oggi è il compleanno di tua mamma. Tu e papà avete scambiato un po' di carne e verdura con un bel bouquet di rose bianche e fragole, le sue preferite. È la quarta volta che festeggi il suo compleanno in questo nuovo mondo. Sono 4 anni e mezzo che vivete così e le cose sembrano andare meglio che mai. Tuo padre ha parlato con la comunità e con gli ex abitanti del villaggio e hanno convenuto di partecipare alla costruzione di un sistema di irrigazione. Hai scavato 3 canali che hanno deviato un corso d'acqua, aiutato ad irrigare i raccolti di tutti, per poi essere riammesso nel fiume. Adesso non devi percorrere 20 km ogni pochi giorni. Inoltre gli abitanti del vostro quartiere si sono organizzati per i raccolti comuni e voi lavorate sul vostro campo ogni giorno, seminando, arando e raccogliendo. In seguito il raccolto viene distribuito tra tutti in base alle dimensioni della famiglia. Con questo sistema nessuno viene lasciato fuori, anche se non può lavorare nei campi. Sorprendentemente questo stile di vita ti è piaciuto. Ti ricordi a malapena com'era avere uno smartphone o guardare la TV, ma ti piace il canto degli uccelli ogni sera e lavorare all'aria fresca ogni giorno. Anche se all'inizio è stato molto complicato, adesso sei diventato abbronzato, magro e muscoloso e la tua salute fisica e mentale è migliorata. Non stai più cercando di rispettare le scadenze e non vai più di fretta da nessuna parte. La vostra vita è adesso serena e avete un semplice scopo: vivere e aiutare gli altri. Non avete dimenticato i vostri amici e vi frequentate spesso. Vengono ad aiutarvi nei campi e la sera cenate insieme, giocate a carte e cantate canzoni intorno al fuoco. Per quanto ne sapete, la vita non è mai stata così semplice eppure soddisfacente. Nessuno sa ancora che sia successo, ma sembra che in fondo sia meglio così.
Ciao cari, chiunque stia ascoltando, il mio nome è Energizer. No, Aggregator. No, aspettate, dannazione. Mi rimetto in sesto e proverò a ricordare il mio nome. Ebenezer. Sì, è così che mi hanno chiamato i miei genitori. Non sono niente di speciale, ma è solo che, dopo tutto, sono nato da un anno. La mia mamma è una bella signora, adesso ha circa 40 anni. L'età giusta per avere degli anziani come me. Mio padre è un omone gentile che ascolta le mie chiacchiere con un bel sorriso stampato sul volto barbuto. Ho visto le loro foto prima che arrivassi io. Pa era pelato all'epoca. Ma ora i suoi capelli sono così folti che le mani di mamma ci si perdono dentro. Continuano a dirmi che sarò un bravo ragazzo quando sarò giovane. Li amo così tanto. Beh, ah, sono stanco ora. Ho bisogno di una bella dormita. Evergazer, passo e chiudo. Ehi là, è da un po' che non registravo qualcosa. Ormai ho 10 anni ed è un momento davvero bello per vivere, sapete? Ah, vado a scuola e ho un sacco di amici lì. È molto divertente studiare e durante le pause giochiamo a bridge. Mi piacciono un sacco matematica e letteratura. Devo veramente impegnarmi per capire quei numeri e analizzare i libri. Ah, ho letto molto, quindi sono il migliore della mia classe. Non sopporto l'educazione fisica, però. Le mie articolazioni si rifiutano di funzionare quando devo correre e sollevare i pesi. Billy è molto più bravo, dice che diventerà un atleta quando sarà più giovane. Guardando il suo fisico, in un certo senso gli credo. Ok, la pausa è finita, è ora di tornare a studiare. Ebenezer, passo e chiudo. Ho 20 anni e la vita sta diventando sempre più interessante. Mi sono appena laureato. Ora sono ufficialmente un dottore in biologia e sto pensando di diventare medico, ma sono sicuro che mia madre e mio padre se la caveranno senza di me. Anche loro stanno crescendo, sono giovani adesso, e ho paura che si metteranno nei guai se non ci sarò io. Una volta papà è andato ad una festa e non è tornato per 3 giorni. Mamma si è preoccupata da morire. Gli ha dato uno schiaffo enorme quando finalmente si è presentato, però hanno fatto pace molto presto. I giovani sono passionali, sapete? Inizialmente odiavo l'educazione fisica a scuola, ma adesso l'adoro. Ogni volta che ne ho l'occasione, vado a correre nel parco qui vicino. Ho anche chiesto ai miei genitori di procurarmi un abbonamento alla palestra per il mio compleanno. È così bello sentire quelle vecchie ossa scricchiolare sempre meno ogni giorno che passa. A proposito, adesso devo andare a correre. Ci sentiamo tra 10 anni. Ebenezer, passo e chiudo. Ehi, sapete quanto è difficile prendersi cura di 2 settantenni? Tutto quello che vogliono fare è organizzare feste sfrenate a casa, fare pigiama party ogni fine settimana e litigare tra di loro per delle cose insignificanti. Ogni volta che esco di casa per andare al lavoro, sono terrorizzato da quello che vedrò quando tornerò la sera. Una volta sono tornato a casa e non ho potuto nemmeno aprire la porta d'ingresso perché uno dei loro amici aveva deciso di fare un pisolino proprio sul tappetino. E ogni volta che cerco di toccare l'argomento con mamma o papà, mi rimproverano di essere insensibile. Insensibile! Dicono che mi hanno cresciuto come un bravo uomo, ma che meritano di godersi la loro vita dopo tanti anni di duro lavoro. Va bene, mi arrendo. L'unica persona che mi capisce è Felicity. Sono un ingegnere civile e ci siamo conosciuti in un cantiere. È un po' più giovane di me, ma va bene. Devo anche sopportare i suoi genitori che sono molto lunatici. Pensa che si siano uniti a una specie di sottocultura goth o qualcosa del genere. E loro continuano a dirle che ha sbagliato ad accettare un lavoro così ordinario come supervisore edile. Quando abbiamo iniziato a frequentarci, abbiamo deciso di lasciare ai nostri genitori un po' di spazio. Così spesso partiamo per lunghe vacanze insieme, mentre loro demoliscono le nostre case. Oh, eccola che arriva. Bene, è ora che me ne vada. Ebenezer, passo e chiudo. Ehi, vi ricordate di me? Questi ultimi 10 anni sono stati grandiosi. Felicity ed io ci siamo sposati e ora ci prendiamo cura di tutti i nostri genitori insieme. Ed è fantastico. Ormai sono tutti 80enni e si divertono all'asilo mentre noi siamo al lavoro. Dopo li portiamo a fare dei barbecue, alle feste con la schiuma e nei parchi a tema. Prendono una buona pensione che lasciano a noi. Dicono che siamo i figli migliori che avrebbero potuto desiderare. Non sono mai stato così orgoglioso in vita mia come dopo aver sentito questo. Oggi è il compleanno della mamma e lei e papà hanno invitato tutti i loro amici dell'asilo e del suo precedente lavoro. La mia preferita è Jenny, è un po' birichina e ha sempre voglia di scherzare.
si è nascosta sotto il tavolo mentre io e Felicity preparavamo la cena e poi ci è saltata addosso da lì. Felicity invece adora Donny, quel vecchio ragazzo sembra davvero serio a prima vista, ma quel suo sorrisetto la dice lunga su di lui. E come dessert ho una fantastica notizia. L'anno scorso abbiamo avuto la nostra prima vecchietta, riuscite a crederci? L'abbiamo chiamata Cecilia, come sua nonna. Ehi, Ceci, di ciao a questa cosa qui. È timida, sta seduta tutto il giorno su quella sua sedia a dondolo e cerca di lavorare a maglia. Non può ancora camminare da sola, così la spostiamo in casa con quell'aggeggio. Le piace, ride sempre con quella sua risata sdentata. Ah, Felicity sta correndo dietro a Donny in giardino, con una scopa. Credo che abbia rubato un pezzo della torta di compleanno dalla cucina. Devo andare ad aiutarla, credo. Saluti, Ebenezer, passo e chiudo. Ehi, noi, abbiamo vissuto gli ultimi 3 anni senza i nostri genitori. L'ultimo anno è stato il più duro. Credo, non ho mai pensato che i bambini avessero bisogno di così tanti pannolini. Inoltre abbiamo dovuto evitare che si facessero male, cadendo mentre strisciavano ovunque. Ma comunque Ceci ci ha aiutato molto. Aveva solo 7 anni e aveva appena iniziato ad andare a scuola, ma amava coccolarli e dondolarsi sulle loro culle. Abbiamo mostrato a Ceci le loro foto di quando erano anziani, proprio come lei. Non li ha riconosciuti, naturalmente. Erano così vecchi. Nel frattempo, io e Felicity stiamo andando in pensione e non vediamo l'ora. Io ho 51 anni e lei 54, il che significa che stiamo entrando nel fiore degli anni. Abbiamo deciso di lasciare Ceci a vivere da sola quando sarà abbastanza giovane e abbiamo cercato varie case di vacanza in campagna. Personalmente preferisco quella in montagna. Ultimamente abbiamo fatto molte passeggiate e sento che Felicity la pensa proprio come me. Bene, vi aggiornerò tra altri 10 anni. Ebenezer, passo e chiudo. Ciao, sono di nuovo Ben. Sì, ho abbandonato quel nome veramente fastidioso, quindi ora uso solo Ben. Che dire, avere più di 70 anni non è una passeggiata. Lì si tiene sempre il broncio per qualcosa e credo che sia gelosa di me perché esco con Lana. Ma continua anche a dire Dan questo o Dan quello, come se quel Dan fosse tutto quello che le viene in mente. Abbiamo litigato molto per questo motivo. Una volta ho anche speso la maggior parte della mia pensione per un appartamento in affitto dove ho passato 2 settimane. Quando sono tornato ci siamo promessi di non parlare mai più con Lana o Dan. Ceci sembra essere spesso frustrata dal nostro modo di vivere. Ma dai, dammi tregua. Una coppia sposata può avere un po' di vita dopo la pensione. Ci chiama tutte le sere e minaccia di venire a casa nostra se non ci comportiamo bene. Da quando quella vecchia ragazza è diventata così adulta, mi chiedo? Comunque, Will dice che la teleferica dalla cima della montagna è pronta. Stiamo per fare il volo spettacolare. Da Ben è tutto. Passo e chiudo. Come si usa questo? Oh sì, ehi! Ehi! È Ben! Ebenezer! Oggi compio 72 anni, lo sapevi? Ceci dice che devo registrare qualcosa per commemorare questa data. Non so cosa dire, ma voglio già la mia torta. Ceci, dov'è la mia torta? Salve, sono Franklin. Mio nonno Ebenezer ha lasciato questo apparecchio ai posteri, che immagino sia io. Ora ha 84 anni e sta per lo più sdraiato nel suo lettino. La mamma mi racconta un sacco di storie su di lui e sulla nonna. Penso che riprenderò la sua abitudine e porterò avanti la sua eredità. Ops, il piccolo Benny si è sporcato il pannolino. Ora devo andare. Franklin, passo e chiudo. Tutto è iniziato un anno fa quando ho trovato un nuovo lavoro. Lo ammetto, gioco molto, così quando ho visto quell'annuncio sul giornale ho chiamato immediatamente. Ho scoperto che l'offerta non era per una mansione poi così facile. Sì, il mio lavoro consisteva nel giocare ai videogiochi, ma tutto il giorno. 15 ore al giorno, 7 giorni a settimana, 365 giorni in totale. Mi sarebbero rimaste 8 ore al giorno per dormire e mezz'ora alla mattina e alla sera per lavarmi e mangiare. Niente ferie, niente vacanze, prendere o lasciare. Ero spaventato e titubante, ma poi il datore di lavoro mi ha parlato dello stipendio mensile e ho accettato senza problemi. Se avessi lavorato per un anno, non avrei mai più dovuto farlo per tutta la vita. Così ho deciso di provare. Mi avevano detto che avrei lavorato e abitato in una specie di ufficio, con tutti i comfort necessari. Alle 8 di mattina ero di fronte alla sede. Il posto era enorme e bellissimo.
mi venne incontro una donna che mi mostrò la mia camera, una stanza oscura nel retro della casa. Aveva un enorme TV con una postazione di gioco, altoparlanti e controller. C'erano anche un comodo divano, un tavolo ed un bagno. Sembrava di stare nel paradiso dei gamer. Sarei dovuto rimanere lì per un anno intero, probabilmente senza nemmeno lasciare la stanza. Secondo i programmi, la mia giornata doveva iniziare alle 8 di mattina. Avrei avuto mezz'ora per una doccia e per la colazione, che veniva portata in camera. Alle 8:30 dovevo iniziare a giocare, a lavorare. Ogni giorno il sistema avrebbe generato una selezione di giochi, sulla base delle esigenze del mio datore di lavoro, che avrei dovuto seguire. Su un lato del tavolo c'erano un po' di snack che avrei potuto mangiare senza interrompere il gioco. Ogni 5 ore potevo concedermi 10 minuti di pausa per andare al bagno e fare un po' di attività fisica. Il sistema si sarebbe spento alle 23:30, dopodiché avrei potuto cenare e farmi una doccia. Avrei riposato da mezzanotte alle 8. A prima vista sembrava veramente semplice e immediato, ero veramente esaltato. Alle 8:30 in punto ho iniziato a giocare, le prime 8 ore sono passate in un batter d'occhio. Avrei voluto sgranchirmi un po', ma ho dovuto aspettare ancora 2 ore per la mia pausa di 10 minuti. Alla fine della giornata avevo il collo un po' indolenzito, ma non era niente di che. Dopo aver mangiato qualche snack, ho continuato a giocare per altre 2 ore prima della meritata pausa. 10 minuti sono stati sufficienti per rimettermi in sesto e tornare al gioco per le ultime 5 ore. In tutta sincerità, è stato uno dei giorni migliori della mia vita. I miei sogni erano diventati realtà. Potevo giocare tutto il giorno, guadagnare moltissimo senza nessuno che mi disturbasse. Giorno 2. Vengo svegliato dal suono penetrante di una sirena. Ho dovuto coprire le orecchie con le mani mentre cercavo un interruttore. Il suono era insopportabile. Ho capito quindi che mi sarei dovuto alzare, avvicinarmi alla TV e premere un pulsante. Per mia fortuna aveva funzionato. Capito questo, mi sono diretto alla doccia e una volta fatta mi è stata servita la colazione. Alle 8:30 ero pronto per il mio secondo giorno. La vita mi aveva riservato un'altra sorpresa. Quando ho visto il programma del giorno ho quasi urlato. Avrei dovuto testare un gioco nuovo di zecca che non era ancora stato messo in commercio. Era tutto troppo eccitante. Ero sempre più convinto di avere il miglior lavoro del mondo. Giorno 4. Oggi è stata un po' dura. Mi sono venute le vesciche sulle dita e ho dovuto fasciarle. Giocare 15 ore di seguito è stato un po' difficoltoso e avevo necessità di una pausa extra. Ho provato a barare, prendendo una breve pausa dopo 3 ore di gioco, ma non ha funzionato. Non appena ho premuto il pulsante pausa e messo giù il controller, il sistema è impazzito. Non si è fermato fino a quando ho ripreso in mano il controller e ho iniziato a giocare di nuovo. Ok, niente pause, capito. Giorno 15. Ho dovuto fasciare anche le mani, la vista è costantemente annebbiata e non riesco più a vedere bene. E le mie gambe sembrano fatte di gelatina. Mi ripetevo costantemente di muovermi il più possibile, ma sono sempre molto stanco. E se dovessi dimenticarmi come si cammina? Ieri mi sono addormentato dopo aver lavorato. Non ho nemmeno mangiato, ho solo dormito. Il mio sonno ultimamente però non è più così riposante. Sogno sempre di gareggiare, giocare a calcio, costruire case e cercare alcuni oggetti. Il mio lavoro mi perseguita, mi sembra di lavorare 24 ore al giorno, non 15. È arrivato il mattino e la sirena mi ha svegliato. Le uniche cose che vorrei fare sono dormire e sognare come una persona normale. 350 giorni alla fine. Oggi, prima di andare a letto, ho escogitato un piano, qualcosa che possa rendere la mia vita il più normale possibile. Non posso più andare avanti così. Giorno 32. È passato un mese, una piccola vittoria. Sono più organizzato e ho elaborato un sistema per evitare di impazzire. Provo a giocare in piedi e a muovermi il più possibile. Durante le pause esco fuori, godendomi l'aria fresca e facendo esercizi per la vista. Ho ancora gli occhi irritati e la vista annebbiata. C'è una cattiva notizia. Oggi ho capito che vedo le cose che accadono nei videogiochi. Si stanno infilando nella mia vita reale. Ieri sera, mentre facevo la doccia, ho visto un incidente d'auto proprio di fronte a me. Mi sento fuori dalla realtà. Non è reale.
E a peggiorare le cose ho iniziato ad immaginarmi come il protagonista di un videogioco. Resistenza 70, intelligenza 90, salute 50. Giorno 100. Rimanere attivo è stata una buona idea, ma credo di avere un grave disturbo del sonno. Non riesco a dormire bene né a riposare abbastanza. Mi sto trasformando in... non lo so più nemmeno io. Sono sempre più stanco, non ho nemmeno le forze per allenarmi. Non faccio più esercizi da ormai una settimana e ogni volta che sono sul divano non riesco a sentire le gambe. Almeno posso andare fino in bagno e tornare indietro, due volte al giorno. Le mie gambe non sono andate del tutto. È già qualcosa. Ho dolori in tutto il corpo, non ricordo da quanto ormai. È così tutto il tempo, ma ormai mi sono abituato. I polsi, il collo, la schiena, mi fa male tutto. Ho anche un mal di testa perenne. Salute 30. Giorno 260. Inizio ad avere problemi nell'andare in bagno. Posso a malapena fare un paio di passi perché le mie gambe non si muovono. Credo di non essere in grado di staccarmi dai giochi, ormai sono diventati la mia vita. Anche quando sono in pausa, i giochi sono sempre intorno a me. La mia vita reale sembra un mix di tutti i videogames che ho provato. Oggi ho visto una cassa sul tavolo, non l'avevo mai notata prima. Ero curioso di conoscere il contenuto. Ho provato a prenderla per diverso tempo, poi ho capito che non era reale. Era solo nella mia testa. Credo di aver raddoppiato il mio peso. Adesso devo stare sul divano il doppio del tempo rispetto all'inizio. Salute 20. Giorno 366. Per la prima volta non sono stato svegliato dalla sirena. Una donna è venuta a svegliarmi alle 11, mi ha consegnato un assegno e mi ha detto che ero libero. La cifra sull'assegno era veramente impressionante. Ma non avevo nemmeno la forza per essere contento. Non riesco a credere che sia finita. Ce l'ho fatta. Gli aerei si schiantano di fronte ai miei occhi, ma ormai sono talmente abituato che non mi impressiono. Con la mia spada di diamante in mano mi muovo verso il bagno, sbattendo su tutto quello che incontro sul percorso, perché ormai sono diventato troppo grosso per questa stanza. I miei amici sono in missione per conquistare qualche castello, ma questa non è più la mia missione. Non sono nemmeno reali. Lo sono. Ad essere sincero, non sono nemmeno più sicuro di cosa sia reale. La donna mi porta giù per le scale fino alla porta d'ingresso. Quando esco, i miei occhi si chiudono. La luce del sole è così forte che non vedo più nulla. La donna mi porge un paio di occhiali da sole e io sono per strada. Vedo persone e altre strane creature che corrono in giro, macchine che guidano e pecore a cubetti che pascolano davanti a me. Raccolgo tutte le mie energie, prendo un taxi e... finalmente torno a casa. Ora sono ricco e profondamente debilitato. Credo che avrò bisogno del resto della mia vita per riprendermi da questa maratona. E non giocherò mai più ai videogiochi. Ok, e se bastasse premere un solo tasto per cambiare la tua vita per sempre e renderla molto più facile? Beh, se fossimo dentro Minecraft, tutto sarebbe possibile. La tua vita è troppo dura? Troppi compiti, scadenze, la scuola è noiosa e non ne puoi proprio più? Cambia la modalità in cui vivi e rendila meno impegnativa. Basta premere Esc. Regola la difficoltà di gioco scegliendo tra pacifica, facile, normale o difficile, per coloro che vogliono una vera sfida. Se il tuo insegnante è ostile come un creeper tutto verde, scegli la modalità pacifica. In questa modalità non ci sono mostri. Oppure puoi prendere un gatto. I creeper ne sono terrorizzati, anche se il tuo peloso sarà fatto di pixel. Ma ho un'altra bella notizia. Se sei in modalità pacifica, non avrai neanche bisogno di mangiare e così potresti risparmiare un sacco di soldi. Per quanto riguarda il tuo aspetto, non dovrai più preoccuparti dei brufoli. Adesso che sei fatto di pixel, nessuno se ne accorgerà più. Ogni giorno avrai sempre lo stesso aspetto. I tuoi capelli, anche se li odi, non cresceranno mai. Non cambieranno, a meno che non usi qualche prodotto. Non puoi crescere o perdere peso. Le proporzioni del tuo fisico saranno molto diverse in questo mondo. Nel nostro mondo il rapporto tra testa e corpo è di 1 a 7.
ma in Minecraft tutti quanti hanno un corpo simile a un bambino, con una testa enorme e il busto più piccolo. E non avresti le dita, quindi se Minecraft esistesse nella vita reale non saresti bravo con competenze di tipo motorio. Beh, immagino che non ci sarebbero interventi chirurgici in Minecraft, giusto? Non importa in quale tipo di bioma vivi, non avrai bisogno di vestiti super resistenti al clima o scarpe. Una vita senza modifiche significa che non invecchierai come facevi prima. E niente più compleanni, le torte che troverai nel gioco non saranno per festeggiare il tuo compleanno. Potranno essere utili soltanto se stai morendo davvero di fame. Un ciclo giorno-notte sarà un po' diverso, con 100 giorni in Minecraft che corrispondono a 33 ore nostre. E questo significa che l'aspettativa di vita cambierà. Negli Stati Uniti l'aspettativa media è di 78 anni, o circa 683.000 ore. Quindi così la durata della vita media in Minecraft dovrebbe essere di circa 5.700 anni. Ehi, puoi anche rigenerarti, sai? Allora, sei pronto a vivere per sempre? Il cibo non è tanto diverso da quello a cui siamo abituati nel nostro mondo anche in termini di calorie. Un'intera torta ti ridarà molta più energia rispetto a una semplice barbabietola. Carboidrati. Ma ci sono delle eccezioni. Una mela dorata dà salute extra in Minecraft. Ci dispiace per le Golden Delicious che tolgono il medico di turno, beh, soltanto nella vita reale. In Minecraft puoi morire di fame in 2 giorni di gioco, mentre nella vita reale ci vuole un po' di più. Sì, non mangiare è una vera sfida, ma nella realtà un essere umano può farlo. L'acqua, d'altra parte, è essenziale nel nostro mondo, ma non lo è in quello di Minecraft. Oggi la nostra agricoltura utilizza diversi fertilizzanti per accelerare la crescita del raccolto. Ma se avessimo la farina d'osso come in Minecraft, avremmo una grande varietà di frutta e verdura. La vita però sarebbe abbastanza noiosa. Ti svegli oggi e scavi, poi ti svegli il giorno dopo e crei. L'industria della vendita al dettaglio non potrà mai competere con gli artigiani, che in cambio non hanno bisogno di questa industria perché sono in grado di creare vari oggetti da zero. Comunque sia, non hai bisogno di molto, puoi fare praticamente qualsiasi cosa grazie a un semplice piccone, riuscendo a creare persino un diamante. Le ferramenta con tutti quegli utensili per il fai da te andrebbero in bancarotta, perché ti basterebbe avere un piccone per fare tutto. Dovresti anche sgobbare un po' di più però. Se avrei voglia di fare un pisolino, non ci sarebbe modo di poterlo fare nel mondo di Minecraft. Qui dormi soltanto di notte o se c'è cattivo tempo. Il sonno è essenziale per non essere catturati da mostri che appaiono appena scende la notte. E poi devi essere sicuro che non ci siano mostri vicino al tuo letto prima di andare a dormire. E puoi dormire soltanto nel tuo letto. Anche se avessi voglia di buttarti su un bel prato per fare un pisolino, beh, non ci riusciresti. Lo stesso vale per la scuola. Non importa quanto siano noiose le lezioni, non potresti addormentarti neanche volendo. Se invece ti piace guardare i documentari scientifici in TV, beh, quelli rimarrebbero pressoché invariati. Discovery Channel mostrerebbe non soltanto diversi biomi animali squadrati, ma altri mondi, come il Nether e l'Overworld. In ogni caso non passeresti molto tempo dentro casa. La maggior parte delle attività in Minecraft sono all'esterno, quindi staresti molto meglio all'aria aperta. Nel mondo di Minecraft viaggiare è divertente. Vuoi visitare il Nether? No, non sono i Paesi Bassi, sarebbero tipo gli inferi. E non dovrai pagare un biglietto o trascorrere ore seduto in un piccolo aereo. Ti servirà soltanto della lava, sì, e un po' d'acqua. Versane uno sull'altro e troverai l'ossidiana. Se riesci a creare 8 blocchi, potrai realizzare un portale, dargli fuoco e voilà! Benvenuto nel Nether! Se viaggi molto puoi portare il tuo letto con te e montarlo ovunque desideri. Ottimo modo per evitare i costi degli alberghi, che comunque non ci sono nel Nether. Ma non sarebbe un viaggio di solo piacere, ricorda. Ci sono un sacco di ingredienti di cui avresti bisogno per fare alcune pozioni. E non ci sono souvenir, soltanto cose utili che puoi estrarre dai blocchi. Nonostante il loro soprannome, la gente del posto, gli zombie suini, sono abbastanza gentili e non attaccano a meno che non vengano provocati. La leva può aiutarti a viaggiare, può servire da cestino della spazzatura e tenere gli intrusi lontani. Nel mondo di Minecraft puoi essere certo che ospiti inattesi non ti disturberanno certo. Perché? Beh, cadranno nella lava bollente, fine della storia. È anche possibile installare un tripwire hook dietro la porta di casa per attivare delle trappole per visitatori indesiderati. Una volta che l'ospite farà scattare il tripwire, i pistoni sposteranno il fondo del pavimento facendo cadere il visitatore nel vuoto. Se vuoi andare in spiaggia, porta con te la porta d'ingresso, potrà aiutarti ad esplorare l'intero oceano. Se dovessi cadere in acqua, potrai respirare liberamente se posizioni questa porta sopra di te.
Nella vita reale nessuno può trattenere il respiro per più di 24 minuti, ma in Minecraft puoi rimanere sott'acqua quasi sempre, o diciamo per quanto tempo lo desideri. Il sistema di trasporto è molto più figo. Puoi ancora utilizzare tutti i mezzi di trasporto a cui sei già abituato, ma fare un giro in un carrello può essere davvero divertente. Basta costruire dei binari ovunque e dimenticarti di tutto il traffico. Anche la fisica è molto diversa. Qui avrai un sacco di superpoteri che non sono accessibili nel mondo reale. Puoi saltare più in alto, scalare qualsiasi montagna facilmente o correre più velocemente, come se l'intera gravità fosse una cosetta da niente. Puoi costruire una fila verticale di blocchi e anche se ne rompessi uno in basso, l'intera fila rimarrebbe comunque sospesa per aria. Ora, questo non significa che non puoi cadere dall'alto, tecnicamente puoi, ma non ti succederà niente se rovesci un secchio pieno d'acqua poco prima dell'impatto. E oltre a tutto ciò, puoi anche facilmente tagliare un enorme tronco con poche mosse. Nessuno strumento necessario, soltanto a mani nude. E non avrai un singolo graffio. In questo mondo non puoi sentire il dolore. E stai tranquillo, cadendo i rami dell'albero che hai appena abbattuto non ti faranno del male, perché rimarranno appesi nell'aria. Non ci credi? La deforestazione in Minecraft è davvero folle. Riesci a immaginare una foresta composta da alberi galleggianti? Nessuno scoiattolo riuscirebbe a scalare qualsiasi di questi tronchi. In questo mondo sicuramente incontrerai diversi animali selvatici, come ad esempio gli orsi o i lupi. È possibile addomesticare i lupi e convertirli in cani, però. E gli orsi non sono così pericolosi. Ti basterà intrappolarli all'interno di una recinzione. E potrebbe sembrare facile, ma nel mondo di Minecraft è assolutamente sicura. Immagina che un giorno, se la rotazione terrestre si fermasse, il domani non arriverebbe mai. La vita non sarebbe più la stessa, ma se potessi fuggire in un bunker sotterraneo, potresti avere la possibilità di sopravvivere. Attualmente il nostro pianeta effettua una rotazione intera ogni 24 ore, a una velocità di 1674 km/h. In pratica è più veloce della velocità del suono e diverse volte più veloce delle auto più veloci al mondo. Noi non sentiamo che giriamo, ma se la Terra dovesse improvvisamente fermarsi, ce ne accorgeremmo. All'ultimo secondo riesci a trovare un bunker sotterraneo. Chiudi il portellone, vai in profondità nel sottosuolo e senti il caos in superficie. Tutte le persone, case, macchine, navi, strade, alberi, animali, il suolo, beh, qualsiasi cosa che non è collegata alla roccia, vola verso est. Appaiono uragani e tsunami. Questo giorno eterno porta con sé enormi terremoti globali. E i vulcani si risvegliano ed eruttano, minacciando di distruggere tutto. Nel frattempo bevi un tè e aspetti la fine della catastrofe. Poi, dopo due giorni, ti accorgi che c'è soltanto silenzio. Si va al piano di sopra, apri il portellone e l'acqua scorre all'interno del bunker. Fantastico! Adesso il rifugio è tutto allagato. Nuoti fino alla superficie e ti trovi nel bel mezzo del mare aperto. Per fortuna una grande nave ti passa vicino con altri sopravvissuti e ti prendono a bordo. Ti guardi intorno e ti rendi conto che l'acqua sembra essere ovunque. Dal momento in cui la Terra si è fermata, tutta l'acqua sulla Terra si è unita e si è divisa in due oceani, quello del nord e quello del sud, e tutti i continenti sono diventati uno, collegati all'equatore. Insieme ai sopravvissuti, navigate per molto tempo sotto il sole cocente. Poi arriva la notte, ma non perché il giorno si sia concluso, ma perché la nave è arrivata sull'altra metà della Terra. Il caldo insopportabile è sostituito dal gelo gelido. Vi state finalmente avvicinando all'equatore e potete vedere la terraferma, ma purtroppo qui è tutto congelato. Da questa parte del pianeta tutto è completamente congelato e la notte non finisce mai. Sarà molto difficile spostarsi e trovare del cibo. Avrai bisogno di trovare la zona più mite. Settimane più tardi ci arrivi, ma non trovi niente, tranne che un deserto. La temperatura è così alta che nulla potrà mai crescere qui. Inizi a pensare che non c'è nessun luogo adatto, ma invece ne esiste uno. Il confine tra la zona calda e quella fredda offre condizioni ideali per la vita, un luogo dove puoi vedere il tramonto e l'alba. Alla fine ci arrivi e decidi di dormire un po' e riprendere le forze, ma ti accorgi che hai delle difficoltà anche in questo. I tuoi bioritmi del sonno sono in squilibrio a causa delle lunghe giornate soleggiate e delle lunghe notti buie. Ciò ha influito sul tuo sviluppo psicofisico. Ci vuole un po' per addormentarti. Ma le cose stanno migliorando. Costruisci una casa e cominci a coltivare, ma non per molto. La temperatura scende molto velocemente e diventa più freddo e più scuro.
Ciò accade perché la Terra sta lentamente girando intorno al Sole e i confini si spostano. Così costruisci un camper e viaggi in giro per il mondo, inseguendo la zona nel mezzo, tra il troppo caldo e troppo freddo, facendo lunghe soste per goderti i tramonti e le albe. Ma poi senti uno strano suono. È il suono di una tempesta. Una grande onda si avvicina. Ma dai, adesso che cosa sta succedendo? Ebbene, la forma della Terra è cambiata. Ci crederesti? Il nostro pianeta è diventato più una sfera o una palla. Prima la forma era appiattita perché ruotava, era più ampia all'equatore ed era a forma di cerchio appiattito. Quando la Terra si è fermata è diventata perfettamente tonda. Gli oceani sono cambiati di nuovo e le inondazioni sono inevitabili. Fortunatamente hai una barca e puoi navigare nuovamente in giro per il mondo. E quando trovi la Terra ferma, devi affrontare un altro grosso problema. Ma questa volta non si tratta della Terra, è la radiazione spaziale. Il vecchio campo magnetico funzionava grazie alla rotazione terrestre. La Terra era protetta dai venti solari, le radiazioni ultraviolette e le radiazioni provenienti dalle profondità dello spazio. E adesso non c'è più. E senza non si può più vivere in superficie. È ora di tornare sottoterra. Ti nascondi in un nuovo bunker con altri sopravvissuti. Scavate un tunnel, costruite città sotterranee e salite in superficie soltanto grazie a protezioni speciali. Ma non è rimasto niente. Niente piante, alberi o animali. Fate crescere del grano e delle piante nella città sotterranea utilizzando delle luci artificiali. Ma le cose potrebbero peggiorare se la Terra si fermasse completamente. Se la Terra smettesse di ruotare intorno al Sole, la gravità del Sole attirerebbe il nostro pianeta verso di sé e talmente tanto in fretta che le persone non avrebbero neanche il tempo di creare una grande nave spaziale per evacuare. Normalmente la Terra gira intorno al Sole come una specie di carosello ad alta velocità e non ci avviciniamo a causa dell'alta velocità. In effetti, miliardi di anni fa, la Terra ruotava più velocemente e i giorni duravano da 14 a 18 ore. Ma ogni 100 anni la durata di un giorno aumenta di circa 2 millisecondi. E se la Terra ruotasse all'indietro? Purtroppo non si viaggerebbe indietro nel tempo. I continenti e gli oceani rimarrebbero al loro posto, ma le condizioni meteorologiche cambierebbero notevolmente. Grazie a dei simulatori potresti notare che il deserto ricoprirebbe il Nord America e la foresta pluviale dell'Amazzonia. L'Europa occidentale sarebbe gelida e l'Africa centrale sarebbe invasa da foreste lussureggianti e campi verdi. Fitti alberi, fiumi e laghi apparirebbero nel deserto del Sahara. Ci crederesti? Se volessi, potresti vivere in un luogo dove le giornate durano molto più a lungo, senza catastrofi fa sempre caldo, i fiori sbocciano sempre e le persone sono felici. Già esistevano posti come questi sulla vecchia Terra, vicino al Polo Nord, per esempio, o in Finlandia, Svezia, Norvegia e Canada. Qui le giornate lunghe e soleggiate sono il risultato dell'inclinazione dell'asse terrestre. Fino a su in cima, il Polo Nord non può nascondersi dalla luce. Il giorno polare più corto dura quasi 2 giorni e il più lungo è di circa 6 mesi. Tuttavia, un luogo dove il sole splenda sempre non esiste da nessuna parte sulla Terra. Prima o poi verrà la notte. Prima che la Terra smettesse di ruotare, potevi andare al nord e godere di un lungo giorno che andava dalla primavera fino all'autunno. Ma non era tutto rose e fiori. I turisti soffrivano di insonnia. Potevi addormentarti, risvegliarti, e in tutto questo lasso di tempo il sole continuava a brillare. E mentre ti sei abituato alla vita sotterranea, anche le persone del nord si erano abituate a quel tipo di vita. Non seguivano degli schemi precisi di sonno e si addormentavano quando ne sentivano il bisogno. Il sole infinito forniva agli abitanti una scorta infinita di vitamina D, dandogli energia e produttività. Ma dopo una lunga giornata seguiva una lunga notte e la mancanza di sole poteva causarti la depressione. Ma la gente del nord riusciva a farne fronte grazie allo sci, alle terme e a una calda atmosfera per le strade. I bar, le case e i parchi venivano decorati con campane e luci. Così era una specie di inverno da fiaba e c'era un'atmosfera sempre festiva. Forse se la Terra cominciasse di nuovo a ruotare, lo si potrebbe visitare in futuro. L'oceano sta diventando rovente. Ti avvicini per vedere meglio, ma senti l'aria sempre più calda, come se entrassi in un forno. E la sabbia è così calda che le tue ciabatte di gomma iniziano a sciogliersi. L'oceano in qualche modo si è trasformato in lava appiccicosa bollente. Vai verso l'entroterra e vedi una folla correre all'impazzata. Sai, la lava è fatta di rocce fuse sotto la superficie terrestre.
Nel profondo del nostro pianeta, a una distanza come quella tra New York e Filadelfia, il calore sotterraneo del nucleo fonde le rocce come il sole scioglie il gelato. Quando le rocce si sciolgono, le loro temperature possono raggiungere i 1200 gradi centigradi. Ma non preoccuparti, ciò accade solo in profondità, nel sottosuolo e solo in alcune aree specifiche, principalmente intorno all'Oceano Atlantico. E la lava esce dalla crosta terrestre solo quando c'è così tanta pressione da far arrivare in superficie questo liquido bollente e arancione, appiccicoso, che di solito erutta dal cratere dei vulcani. Ma non si sa come ora gli oceani sono di lava. E anche se da lontano l'effetto è scenico e piacevole, è davvero pericoloso. Prima di tutto, di addio alle onde blu e alle correnti. A differenza dell'acqua, la lava è più densa, simile al cremoso burro di arachidi, quindi il vento non può muoverla come faceva con l'acqua. Significa anche che le cose ora non ci affondano e che non ci si può nuotare. Quindi, anche se alcune creature oceaniche potessero resistere alle temperature della lava, non potrebbero viverci. Ne verrebbero sommerse o galleggerebbero in superficie, a seconda della loro densità. Bene, tutti i nostri amici marini che vivevano nell'oceano devono trovare un altro specchio d'acqua in cui stare, se vogliono sopravvivere. In realtà, gli unici animali su questo pianeta che potrebbero sopravvivere al calore della lava sono i tardigradi. Queste simpatiche creature microscopiche possono sopravvivere in qualsiasi ambiente estremo sul pianeta, dai ghiacciai ai vulcani. Possono persino sopravvivere nello spazio sotto i raggi cosmici. Scappi dalla spiaggia insieme a tutti gli altri. L'atmosfera si fa più densa e non è facile guardarsi intorno. Ti dici, sarei dovuto restare a casa. Ma neanche casa è sicura. Il calore irradiato dalla lava è impossibile da sopportare anche a chilometri di distanza. Quindi niente più case al mare e stabilimenti balneari. Dovrai vivere il più lontano possibile dall'oceano. La maggior parte delle città costiere diventa immediatamente inabitabile, specialmente le aree che toccano l'oceano in più punti. In luoghi come la Florida, la California e l'America Centrale diventa per lo più impossibile vivere. E non parliamo delle isole. La maggior parte di esse è così calda che né animali né piante possono sopravviverci. Il 97% del pianeta era costituito da acqua oceanica e ora è tutta lava. Nessun posto sulla Terra ospita più neve perché il pianeta è ormai una palla di lava arancione incandescente. Le temperature salgono così tanto che i luoghi più lontani dalle rive e anche le vette più alte sembrano comunque il posto più caldo del deserto. Mentre continui a scappare dall'oceano, ti rendi conto che forse stai sognando. Poi ti guardi e scopri che ti stai arrossando. Puoi correre per chilometri e chilometri, ma il caldo ti raggiungerà comunque. Anche tutte le piattaforme petrolifere e le navi in mezzo agli oceani hanno problemi. Le loro strutture metalliche diventano rosse e si sciolgono in un secondo, a contatto con la lava calda. E anche se non si sciolgono, è meglio che a bordo non ci sia nessuno. Ma con un evento del genere sicuramente avranno fatto evacuare tutti. Nel frattempo, ai poli nord e sud, dove il pianeta è più freddo, tutto il ghiaccio che copriva l'oceano si scioglie istantaneamente a contatto con la lava. Si raffredda e si solidifica in masse terrestri nere e rocciose, chiamate rocce ignee, spesso di consistenza vetrosa. Nel momento in cui la lava calda si raffredda, vengono rilasciate nell'aria enormi nuvole di vapore e gas acidi che coprono il cielo. Gli scienziati le chiamano lase, dall'inglese lava e foschia. Un po' come quando esci dalla doccia e tutto il calore entra in contatto con l'aria fredda esterna, creando foschia. Solo che queste nuvole coprirebbero i poli nord e sud e sarebbero tossiche. A volte contengono anche minuscole particelle di vetro estremamente pericolose. E queste lase possono viaggiare in tutto il mondo con venti forti e coprire quasi tutto l'emisfero settentrionale. Potrebbero anche coprire la parte meridionale di Nuova Zelanda, Argentina, Sudafrica e Australia. Attraversare questi gas in aereo... magari no, eh? Il solo calore emesso dalla lava causerebbe gravi danni alla parte esterna e danneggerebbe l'hardware dell'aereo.
È un bene che tu abbia trovato il tuo contenitore di ossigeno. L'aria è praticamente irrespirabile. Ti dirigi verso la tua macchina e vai via il più velocemente possibile. Ma anche la tua macchina ha subito dei danni. Guidi verso la campagna, dove l'atmosfera ancora non subisce gli effetti della lava, ma anche qui le temperature stanno cambiando. Il fiume che vedevi nelle tue escursioni settimanali si sta prosciugando. Le piante attorno a te stanno perdendo il loro verde rigoglioso. Gli animali sono migrati in altri posti. I fiumi che sfociano nell'oceano creano dei cumuli di rocce ignee e vetrose, praticamente delle dighe naturali. Il resto delle acque interne, come quelle di stagni e laghi, evaporerà nel tempo. Con l'aumento delle temperature e l'assenza di precipitazioni, sarà la fine dell'acqua sul pianeta Terra. L'enorme massa di acqua oceanica gioca un ruolo importante nella creazione di nuvole e precipitazioni. Senza acqua nell'atmosfera, il calore del sole si aggiunge a quello della lava. Il mondo diventerà un enorme deserto arido. Le notti saranno calde e le giornate ancora più calde. Tuttavia, a contatto con l'aria, la lava si raffredda. Così la superficie inizia presto a formare un sottile strato di crosta nera, che si addenserà gradualmente nel corso degli anni. Più è spessa la lava, più tempo ci vuole per raffreddarsi completamente all'interno. Sarà comunque molto calda, ma, almeno se la tocchi, non sentirai direttamente la lava ardente. Così si sono formate molte isole, come quelle hawaiane, per esempio, formatesi dalla lava che è eruttata dall'oceano e che poi si è asciugata nel corso di centinaia di migliaia di anni, accumulando strati su strati di lava solidificata sotto l'oceano, fino a quando non è salita in superficie, formando isole e montagne. Mentre parliamo, una nuova massa continentale viene creata agli Hawaii da un vulcano attivo. Gli scienziati si aspettano che finirà di formarsi in circa 10.000 anni. Quindi l'oceano blu si è trasformato in una melma arancione incandescente, che a sua volta si trasformerà rapidamente in una nera terra desolata. Ma non pensare di poter camminare facilmente su questo oceano. Ci vorranno centinaia di anni affinché si raffreddi completamente e si trasformi in roccia. Fino ad allora, camminare su quella crosta di lava sarebbe come camminare su un lago ghiacciato. Solo che in questo caso un passo falso ti farebbe cadere nella lava bollente invece che in acqua ghiacciata. Alcune regioni impiegherebbero migliaia di anni a solidificarsi. La fossa delle Marianne, la regione più profonda dell'oceano, è profonda circa 13 km. Ci vorrebbero almeno 5.000 anni affinché tutta quella lava si raffreddi completamente. Esistono molti pianeti chiamati pianeti di lava. Un pianeta scoperto di recente, chiamato K2-141b, ha oceani di magma, venti supersonici che raggiungono i 4.800 km/h e piogge rocciose. Il pianeta è così caldo che vaporizza le rocce, che poi piovono giù. Questo pianeta è molto più vicino al Sole di quanto lo sia il nostro. Forse i suoi oceani un tempo si sono trasformati in lava durante la notte? Ehi là, eccoci sulla Terra, nell'anno 2050, un mondo stravolto dal grande cambiamento climatico del 2020. Di giorno si muore di caldo, di notte c'è un freddo polare. Gli esseri umani sono adattabili a qualsiasi ambiente, ma stavolta sono messi a dura prova. Petrolio, soldi, metalli preziosi, tutte cose che non valgono più niente, in un mondo in cui durante il giorno il ghiaccio viene venduto a peso d'oro e di notte c'è gente che scambia un orologio di marca per una coperta elettrica. Ma tu nemmeno ricordi il mondo come era prima, perché quando sei nato tu era già iniziata la nuova era. Per tua fortuna hai trovato un ottimo lavoro appena finita la scuola. Lavori per una società che vende acqua in bottiglia. Di giorno, quando la temperatura supera i 40 gradi, l'acqua è il bene più venduto nel mondo, seguita a poca distanza dai deodoranti. La gente ne consuma due flaconi a settimana. Quando ti svegli alle 6:30 fa ancora molto freddo. Il sole sorgerà solo verso le 7 e subito dopo surriscalderà il mondo. C'è appena una finestra di mezz'ora tra le 7 e le 7:30 in cui le temperature sono ancora moderate, come erano una volta in primavera. Ma per gran parte del giorno, dalle 7:30 alle 19:30, si sta come in un forno. Dalle 19:30 alle 20 si respira di nuovo, come nell'antico autunno. Dopodiché,
arriva il gelo a 40 sotto zero. Oggi per te è un gran giorno, forse riceverai una promozione. Fai un bel respiro, infili le pantofole e vai a fare la doccia. Sovrappensiero, compi un gesto automatico, apri al massimo il rubinetto dell'acqua. Un'abitudine d'altri tempi che i tuoi genitori ti hanno insegnato per non far congelare i tubi. Ma come in tutte le case, anche le tue tubature ora sono rivestite di materiale isolante e non corrono rischi. Indossi i soliti vestiti anche quel giorno. Pantaloncini, sandali e canottiera. Esistono anche vestiti ad alta tecnologia, capaci di adeguarsi alle temperature estreme di giorno e di notte. Ma per il momento non te li puoi permettere. Chissà, forse se riceverai la tua promozione potrai rifarti il guardaroba. Naturalmente puoi riconoscere con un colpo d'occhio lo status sociale di qualcuno. Certe cose non cambiano mai. I ricchi vanno in giro vestiti come dei thermos, tutti impettiti. Tu e tanti altri, invece, dovete infilare nello zaino degli abiti in più per la sera. E non dimenticare l'ombrello. Non serve contro il calore, ma almeno ti riparerà dai raggi del sole. Occhiali da sole, deodorante, crema protettiva. Sei a posto, vi sembra? Per la sera, guanti di lana e cappotto. Oh, ti è arrivato un messaggio. È il tuo capo. Oggi arriverai un po' in anticipo per quella tua presentazione, spero. Rispondi e poi vai in cucina a fare colazione. Il caffè è un lusso per pochi, così come frutta e verdura. A meno di coltivarli in casa propria, ma la tua serra è alquanto modesta. Hai pomodori, cereali, qualche melone e un po' di lattuga. La tua serra, come quella che tutti hanno in casa nel tuo mondo, resiste al gelo e al caldo, ma di sicuro te ne serve una più grande. Ma il tempo stringe, devi correre al lavoro. Prendi una mela, una bottiglia d'acqua, lo zaino ed esci di casa. Di solito esci verso le 7:15 e impieghi 15 minuti per arrivare in ufficio, in tempo per evitare la bolla di calore. Oggi invece esci già poco dopo l'alba. Le strade sono estremamente affollate. Tutti quanti cercano di approfittare di quei 30 minuti di temperatura moderata per uscire, altrimenti restano a casa. Malgrado la folla, riesci ad arrivare in ufficio appena in tempo per la tua presentazione. All'università ti sei laureato in produzione e distribuzione idrica. Di recente hai avuto un'idea e l'hai proposta al tuo capo. Lei ha immediatamente invitato gli azionisti ad ascoltarti. La tua idea taglierebbe metà del prezzo dell'acqua in bottiglia e consegnerebbe la tua società ai libri di storia. Indossi un bel completo elegante e via, sei pronto. L'emozione ti fa balbettare un po', ma la tua presentazione è un successo. Il tuo capo ti dice che hai un futuro radioso davanti, ma ti consiglia di prenderti una breve vacanza, perché dovrai essere al massimo per trasformare la tua idea in realtà. Buona idea, pensi, ma dove andare in vacanza? Nessuno va più in spiaggia, fa caldo dappertutto allo stesso modo. Inoltre, non esistono più gli aerei. Gli aerei sono un ricordo del passato, perché non possono decollare quando ci sono più di 40 gradi. Il calore rende l'aria più rarefatta e quindi volare è impossibile. O almeno, questo ti ha spiegato il nonno, che lavorava come pilota di linea. Sport come sci, pattinaggio sul ghiaccio o snowboard sono possibili solo al chiuso, su neve artificiale. Però, niente male. Finisci di lavorare verso le 16 e pensi di tornartene subito a casa, ma sei talmente su di giri che decidi di fare prima due passi nel parco. Prima però devi indossare di nuovo pantaloncini e canottiera. Cammini lungo strade deserte, a quell'ora del giorno ben pochi si avventurano all'esterno in quel caldo soffocante. Intanto ripensi a storie del passato. Osservi la tua città, le case sono tutte piccole e basse, i grattacieli non esistono più. L'escursione termica così estrema tra il giorno e la notte li ha resi instabili e in breve tempo sono stati demoliti. I grattacieli inoltre intrappolano il calore e quindi avrebbero reso la città ancora più torrida. No, grazie. Tutte le case che vedi hanno pannelli solari sul tetto. Tutti ormai utilizzano solo l'energia solare. Auto, mezzi pubblici, riscaldamento e condizionatori. Tutto funziona grazie al sole, che di giorno è il tuo grande nemico, ma almeno ti permette di stare al caldo di notte. Visto da lontano, il parco sembra bellissimo. Alberi, siepi, erba verde e fiori. Ma come pensai, è tutto finto. Al di fuori delle serre, tutte le piante sono artificiali. In quel clima non potrebbero sopravvivere. Di giorno si seccherebbero, di notte congelerebbero. Ti siedi su una panchina e nei pressi ci sono due anziani che raccontano storie dei tempi andati. Tutto era così diverso una volta. Laghi e fiumi sono evaporati nel giro di pochi mesi. I due uomini ricordano quando andavano a pescare o in giro nei campi e nelle fattorie. Soltanto la fauna del deserto è sopravvissuta al cambiamento.
In giro ci sono coyote, piccoli uccelli, lucertole e scorpioni. Basta uscire fuori città per vederli. In tutto il mondo i dromedari hanno rimpiazzato mucche e cavalli. Dal cambiamento sono passati solo 30 anni, troppo pochi per l'evoluzione naturale, eppure la gente ai tuoi tempi appare un po' diversa da come era prima. Hanno tutti la pelle più spessa e ruvida per resistere meglio all'escursione termica. Le sopracciglia sono più folte per impedire al sudore della fronte di colare negli occhi. Uno dei due anziani guarda l'orologio e dice: «Sono le 19.30, presto, torniamo a casa!» Già le 19.30. Perso nei tuoi pensieri, non te ne sei accorto e sei ancora lontano da casa. Apri lo zaino e tiri fuori rapidamente pantaloni imbottiti, guanti, stivali e... Ma dov'è il cappotto? Cerchi dappertutto, mentre il panico comincia a travolgerti. Metti sotto sopra il tuo zaino, sperando con tutto te stesso di trovarlo magari sul fondo. Niente da fare. Un brivido ti percorre la schiena. Paura? Anche. Ma soprattutto è il freddo che già inizia a farsi sentire. Rimetti tutto dentro lo zaino e cominci a correre verso casa. 19.40 non farai mai in tempo, ma almeno mentre corri ti riscaldi un po'. 19.50 in giro non ci sono più bus, taxi, niente. Tutti quanti sono già al sicuro in casa. 19.55 se non rientri in casa entro le 20 sai bene cosa ti aspetta. Un gelo a meno 40 gradi che se ti sorprenderà con i tuoi abiti da giorno impiegherà appena 5 minuti a mandarti in ipotermia. Di storie orribili ne hai sentite fin troppe. Gente sorpresa dal freddo senza il giusto abbigliamento. Si comincia con forti brividi, col cuore che accelera. Il corpo cerca di mantenersi caldo. Poi i brividi cessano, il cuore rallenta e comincia a girarti la testa. L'organismo pian piano si arrende. Si perdono i sensi e non si torna più indietro. 19.58. Sei quasi a casa. Ecco la tua via. Forza, corri! Non c'è più tempo! Ore 20. Il gelo ti colpisce come un pugno allo stomaco. Sei a solo un minuto da casa tua. Resisti. Il gelo ti punge i polmoni. Hai già ghiaccioli sulle ciglia. Il naso ti diventa rosso. Ce la farai? Oppure ormai sei spacciato? 20.01. La porta di casa. Ti tremano le mani, ma riesci ad aprirla. Sei salvo. Quando riprendi conoscenza, ecco che la prima cosa che vedi è il tuo cappotto. Lì, sull'appendiabiti. Non puoi fare a meno di ridere, ora che sei al sicuro. Ma dove avevi la testa? Una giornata perfetta chiusa con una brutta avventura, proprio come dal giorno alla notte. Sì, ti serve proprio una vacanza. Le vacanze finalmente sono arrivate. Felice corri a casa, ti vesti di tutto punto e raggiungi la casa di un tuo amico. È una grande casa di campagna. Entri attraverso un ampio cancello decorato con luci. Dall'interno senti provenire della musica. Entri e ti ritrovi dentro una sala spaziosa. Incontri un sacco di gente vestita in modo elegante. Tutti ballano, parlano, bevono cocktail e mangiano gustosi manicaretti. Esci in giardino. Qui è ancora più divertente che dentro. Gli invitati sguazzano dentro un'enorme piscina. Alcuni giocano a palla. Il DJ suona un set di musica funky. Questa è la festa più bella della tua vita. Incontri ragazzi simpatici e bellissime ragazze. Parli con loro, balli, mangi e bevi. C'è una rock band che allieta gli invitati quando ti stanchi di ballare e fai un tuffo in piscina. Nel cuore della notte, i fuochi d'artificio illuminano il cielo. Luci colorate dipingono la notte di rosso. Oh yes! È mattino, non ti ricordi neanche come ti sei addormentato. Ti svegli dentro una delle stanze della casa e senti la musica. Apri la porta, scendi e la festa è ancora in pieno svolgimento. La rock band sta ancora suonando e c'è un sacco di gente che balla. Vai in giardino e ti tuffi in piscina per rinfrescarti. Oggi avevi programmato di andare in campeggio, ma visto che la festa è ancora in corso, beh, decidi di restare. Musica, gente, piscina, cibo, cocktail, ballo. Cala la notte. E poi, mattino di nuovo, senti sempre la musica. Scendi nella sala principale, il gruppo rock continua a suonare, ma sembra esausto. Sul palco sono sparse lattine di bevande energetiche dappertutto. Non riesci neanche a vedere le persone che hai incontrato ieri. Ma ci sono dei nuovi arrivati. Nessuno nuota in piscina perché fuori piove. Il DJ dorme su una sedia. La musica suona senza di lui. Non ti diverti più così tanto. Fai colazione con patatine e una bevanda gassata, circa. Poi vai a casa a farti una doccia. Mentre sei in strada senti anche i tuoi vicini che fanno festa, ma non ci fai più caso. A casa apri il rubinetto e... no, non funziona. Sembra che ci sia stato una specie di incidente e che la fornitura dell'acqua sia interrotta in tutto il quartiere. Decidi allora di tornare alla festa per farti una doccia lì.
Una nuova band sta suonando e sono arrivate altre nuove persone. Finalmente ti lavi e decidi di restare qui per un altro giorno. Qualcuno ordina pizza e bibite. Si mangia e si balla ancora. È mattina. Ti fischiano le orecchie a causa della musica. È il momento di andartene del tutto. Scendi a vedere il tuo amico sul palco. Lui annuncia che chi rimarrà a questa festa per un anno intero riceverà $1 milione. Rimani a bocca aperta di fronte a questa offerta molto generosa e quindi ovviamente decidi di restare. È passata una settimana, il tuo udito si è adattato alla musica. Ogni due giorni rock band e DJ vengono sostituiti. Nella casa appaiono nuove persone, ma si vedono anche dei volti familiari. Non sei l'unico che ha deciso di provare a vincere quella somma. Luglio. Cammini per la casa in pantofole, passando per la folla danzante. Suona un gruppo rock, ma non ti importa, hai tappi per le orecchie adesso. Hai già lasciato il tuo lavoro e ti stai abituando a uno stile di vita festaiolo. Hai pulito la camera, ma nel tardo pomeriggio alcuni ragazzi e ragazze decidono di cenare proprio lì. Ti arrabbi tantissimo e vai a dormire in un'altra stanza. Agosto, hai imparato a conoscere ogni angolo di quella casa. A proposito, il posto con il passare dei giorni si rovina sempre di più. Ci sono crepe evidenti alle pareti. Il soffitto sta diventando giallo, il pavimento scricchiola e nell'aria c'è anche un odore sgradevolissimo. Dentro una sala scopri torri di scatole di pizza vuote. Non riesci a guardare. Hai già problemi di stomaco per via di tutto questo cibo, insomma. La piscina è sporca, ma la gente ci nuota ancora dentro. I DJ cambiano sempre, ma la musica no. Incontri persone che sono qui da tantissimo tempo. Neanche loro sembrano in forma. Hanno occhiaie molto marcate e i capelli sono un vero disastro. Ti chiedi se hai un aspetto migliore e cerchi uno specchio, ma scopri che sono tutti rotti. Settembre. Muoversi in casa è diventato davvero difficile, perché i piedi si appiccicano al pavimento. In giro è pieno di resti di pizza e snack ammuffiti. Inoltre, ci sono ratti che corrono ovunque. Alcuni degli ospiti, continuano a ballare. Altri dormono sul pavimento. E altri ancora portano la TV fuori casa. La festa comincia a prendere una bruttissima piega. No, non ti piace. La mattina dopo ti svegli e decidi di sistemare tutto. Vai in bagno, trovi un secchio ed uno straccio, scendi e cominci a pulire i pavimenti. Ti muovi al ritmo della musica, yay! La gente intorno comincia a unirsi a te. Anche pulire insieme è divertente, è fantastico! Poi ti dirigi in piscina. Aiutandoti con un retino togli tutta quella spazzatura. Lattine, scatole, avanzi di cibo, vestiti strappati, giocattoli e persino un dente finto. Ok, dopodiché riempi la piscina di disinfettante. Bravissimo! Non dormi per quasi due giorni, ma alla fine riesci a rendere quella casa scintillante e pulita. Tutte le stanze sono pulite, non ci sono più topi, l'aria ha un buon profumo e anche il rock and roll suona con strumenti più puliti. Soltanto che non hai più la forza di stare in piedi, quindi crolli sul letto e ti addormenti all'istante. Dormi per quasi un giorno. Ti svegli perché un gruppo di persone irrompe in camera. Ridono, sporcano il pavimento, versano i loro drink. Scendi e ti ritrovi nel bel mezzo di una nuova festa. Tutti ballano, mangiano la pizza, sporcano di nuovo tutta la casa. No! Esci di lì completamente frustrato. Questa situazione è insopportabile. Mancano ancora 8 mesi e sai che non ce la fai più. Così esci di casa, ma trovi un'altra festa proprio sulla strada. La gente si diverte e balla. La musica si sente dappertutto. Oddio, che succede? Vai al negozio più vicino. La gente afferra i prodotti dagli scaffali, parla e batte i piedi al ritmo. Corri in un altro negozio, ma vedi la stessa situazione. Biblioteche, bar, uffici pubblici, scuole, campi sportivi. Sono tutti diventati locali notturni. Provi a chiedere alle persone che stia succedendo, ma l'unica risposta è: ci stiamo solo divertendo! Novembre, ormai, ti sei reso conto che lo spirito festaiolo ha conquistato il mondo intero. Le fabbriche, i mercati, gli ospedali, i negozi hanno smesso di funzionare perché tutti vogliono soltanto divertirsi. Le strade sono piene di spazzatura. Le persone sembrano stanche, ma in qualche modo sono felici. Nelle abitazioni della città non arriva più acqua, così tutti usano il lago. Per fortuna il cibo c'è ancora e le persone lo condividono con gli altri. Gennaio, la neve! Ah, che bella! Tutti cantano. La muscolatura delle gambe è diventata più massiccia a causa di tutte quelle danze sfrenate. Non c'è più musica elettronica perché non c'è elettricità. Le rock band suonano soltanto in versione acustica. Alcuni usano i bidoni della spazzatura al posto delle percussioni ed è davvero divertente. No, scherzavo, stai per impazzire. Ridi senza motivo e quando ti trovi in un luogo tranquillo la musica ti risuona ancora nelle orecchie. Non ce la fai più.
Marzo, la neve si è sciolta e la gente continua a divertirsi. Sembrano uomini preistorici appena usciti dalle grotte. Quelli stanchi di ballare lasciano la città e, beh, si danno all'eremitaggio. Sembra una scelta di tendenza ultimamente. Maggio. Non sai che anno, che mese o che giorno della settimana sia, ma adesso hai imparato a fare il fuoco con gli strumenti di fortuna come bastoni e pietre, a suonare la musica sui bidoni o a cacciare. La gente annoiata distrugge intere case e usa i cavalli per muoversi. Non ti ricordi bene quando la festa si è cominciata, sembrano secoli fa. Sali sul tetto dell'edificio più alto e osservi tutta la città. Grida gioiose e suoni di vetri rotti. Ti sdrai sulla schiena e guardi il cielo. Per la prima volta ti senti in pace. Giugno, all'improvviso, è finita. L'allegria e l'atmosfera di festa scomparse in un batter d'occhio. Le persone hanno aperto gli occhi e visto tutte le conseguenze. Ma la cosa bella è che nessuno sembra arrabbiato. Tutti si sono riposati per bene. Nessuno sa che cosa gli sia preso per così tanto tempo, ma sembra che il pianeta ci abbia dato la possibilità di rilassarci e di prenderci una pausa dalla vita così tanto piena di stress.